Nell'anticipo della 31esima giornata del girone F, pesantissima vittoria del Pineto sul campo del Notaresco, con il risultato finale di 0-1, decisiva in avvio la marcatura di Mininkleri, che fa volare gli uomini di Amaolo. Per Epifani di Suo invece è doccia ghiacciata con il quarto KO consecutivo. Calcio d'inizio per gli ospiti, sulla battuta disattenzione colossale della difesa locale. Romano però è sorpreso e perde l'attimo per rompere dopo soli 10 secondi gli indugi. Poco male per i biancazzurri, al quinto Pezzotti pennella, Mininkleri autografa il vantaggio rivierasco. Reazione immediata dei rossoblù, Valenti innesca Massarotti, il palo salva Mercorelli e compagni. Dopo una lunga fase di studio, l'11 di mister Epifani si riaffaccia al 25esimo. Esposito arriva in aria, palla in corner. 10 giri di lancette dopo, altra colossale chance per il Pineto. Barlafante si invola, Romano in spaccata trova la risposta reattiva dell'ex Sciba. Nella ripresa il Notaresco tenta subito di acciuffare la parità, ma Valenti non inquadra la porta. Sempre il numero 10 di casa vuole approfittare del campo umido dalla distanza. Mercorelli disinnesca. Ancora Valenti tenta di trascinare i suoi. Delizioso pallonetto. L'estremo ospite smanaccia con la punta delle dita in angolo. La risposta dei ragazzi di Amaolo porta il nome di Barlafante. L'ex Giulianova però calcia debole da posizione privilegiata. Il Pineto quando attacca fa paura. Barlafante spizza per Romano che dribbla Sciba, ma Gallo è monumentale a porta sguarnita. Cresce l'11 del presidente dottor Brocco, Di Giacomo, ne è entrato a fila alla conclusione, parla per millimetri sul fondo. Nel finale ci prova Valenti, ma Mercorelli fa suo pallone e derby. I biancazzurri così volano in zona playoff, i rossoblù iniziano a guardarsi sempre di più pericolosamente alle spalle. Sì, abbiamo preparato la partita in questo modo, avere subito un approccio importante, così abbiamo fatto. Secondo me abbiamo fatto spesso un buon calcio, buone geometrie, siamo andati subito in vantaggio, abbiamo avuto altre situazioni per raddoppiare, quindi per quanto riguarda l'analisi diciamo completa della gara, penso che la vittoria sia più che meritata. Ma adesso non guardiamo tanto avanti, intanto penso che abbiamo raggiunto la salvezza, quindi è un punto importante. Sembra adesso un paradosso, però la situazione nostra è precaria, lo sapete, abbiamo un organico un po' ridotto, abbiamo giocatori che giocano da tanto tempo, qualcuno gioca con la febbre come oggi, e quindi bisogna dare metodo a questi ragazzi che già hanno centrato un traguardo importante. Adesso giocheremo di partita in partita le nostre chance e ci tireremo indietro per magari cercare di centrare i playoff. Giocatori in campo sicuramente ormai a questo punto con il mercato chiuso diventa quasi impossibile, se non qualche scelta tecnica o comunque se la società riterrà opportuno di mettere qualche giocatore fuori rosa, questa è una cosa che dovremmo valutare. Per quanto riguarda il discorso tecnico, oggi abbiamo fatto male, se guardiamo le ultime, secondo me oggi meno bene delle ultime quattro partite, ma le ultime quattro partite secondo me le prestazioni ci sono state, anche se sempre molto molli e poco concreti e poco cattivi e determinati. Però mercoledì c'è un'altra partita, cambiare un allenatore senza nessuna idea e senza nessuna convinzione secondo me è fuori luogo in questo momento.